Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono FMirko98 e oggi sono qui per presentarvi la mappa del DLC La Sosnovka, o come si pronuncia. Allora, partiamo dalla farm principale, qui non fate caso ai mezzi, li ho posizionati così per... devo fare una cosa. Allora, partiamo qua, questa è la zona silos e ricarica fertilizzante e seminatrici. Qua per il fertilizzante voi andate sotto, oppure state anche qua vicino, e vi carica il fertilizzante. Stessa cosa qua per le seminatrici. Invece qua caricate i vari prodotti. Ad esempio orzo, frumento, colza e mais. Sì, sono quelli lì. Poi qui avete due belle taniche per il gasolio. Guardate qua la pompa. E qui il punto di scarico che vi faccio vedere. Allora, ecco qua. E siamo a posto. Come vedete, proprio sono stati aggiunti dei particolari proprio della parte dell'est, Europa dell'est, perché non sono così proprio nelle altre parti. Adesso se passo qua, ok, faccio vedere un'altra cosa. Vedete qua la grafica di questi edifici è veramente ottima, guardate. Molto fatti bene. Ora andiamo con il Zetor a vedere questi tre. Sì, potremmo chiamarli anche depositi. Allora, questo qui è per le patate. Faccio vedere le patate che potete ricaricarle direttamente. C'è già il nastro. Eccole qua. Questo patate, barbabietole. Aspettate, vedete qua che bello. Questo assemblamento di nastri molto molto bello. Guardate sotto i mucchi. Qui barbabietole, mentre qui avete il cippato. Però qui avete bisogno appunto di una pala per caricarlo. Poi come campi loro vi danno questi due qua, il 19 ed il 14. Come campi, come potete vedere sulla mappa, sono medi, non sono proprio tanto grandi. Poi, adesso prendiamo il camion che ci muoviamo più velocemente. Qui alle mie spalle c'è un capanno, sì, per depositare i mezzi. Magari le trebbie che non ci stanno nei garage le mettete lì. Oppure le lame, ecco. Qui invece avete una specie di officina vostra, dove c'è anche il ponte che, ecco, sto cadendo, dove potete controllare i mezzi. Voi venite qua, mettete qua il mezzo e andate sotto a controllarlo. Eccolo qua, vedete? Guardate com'è fatto bene, proprio ottimo. Poi la parte qui è a posto. No, ci sono ancora le... Beh, facciamo qua. Qui avete un altro capanno. Ecco, questi qua io li utilizzerei per le barre delle trebbie e così via. Poi qui avete una pesa. Guardate che come è fatta bene. Guardate qua anche il rilievo del muro che mancano pezzi. Poi, ecco qua. Io pensavo che era un vostro punto di... in cui potevate scaricare le balle, invece il punto vendita delle balle di paglia oppure della paglia proprio in sé. Venite qua col caricante e la scaricate. Poi qui molti altri dettagli, vedete anche i cavi della corrente sono fatti in maniera differente che da noi. E qui andiamo alla trincea che non mi dispiace tanto. È abbastanza bella, un po' più stretta. No, forse è più alta delle solite. Comunque più o meno sono lì. Poi qui avete le vacche. Voi potete scaricare le solite cose. La stalla è fatta in maniera diversa e devo dire che non è male. Adesso torniamo indietro. Ecco, qui sul lato avete appunto il pozzo
punto per il letame, questo qua a sinistra, che vedete, tutto bello sporco, gli edifici sono proprio stile vecchio, e qui la il punto per il liquame. Poi questo qui non ho ben capito cos'è, ma è soltanto figurativo, sì, un silos, ad esempio per il mangime e così via. E qua c'è il loro recinto, come potete vedere. Bene, la zona farm è terminata, ora direi di proseguire, facciamo questo giro, dai. Come vedete i particolari sono veramente ottimi. Vi faccio vedere dopo il fiume, che c'è una zona molto carina. Adesso qua, ok. Tanto andiamo col nostro Tatra. Allora, qua a sinistra avete il punto per il legname. Voi scaricate nell'acqua il legname e non penso ci sia un'animazione. Comunque ve lo vende. Ecco, vi faccio vedere qua l'acqua. Vedete che gran lavoro che hanno fatto. Guardate qua l'erba, tutto molto bello. Guardate anche sotto le alghe. È stato fatto veramente un ottimo lavoro, a mio parere. E anche per questo che mi piace molto il DLC. Ora, tagliamo pure per i campi. Ecco, sopra vedete la terra, che è proprio esposta. Sarà. No, beh, frane no. Si è staccata un pezzo di terra, boh, non saprei. Qui avete un punto vendita dei cereali. Qua sopra sulla pesa, vedete? Sì, non è una pesa, è un punto vendita. Venite qua su e scaricate. E volevo far vedere questo edificio. Guardate che mi ha colpito un sacco. Guardate che con in questi rilievi. Non ho ancora capito bene se sono dei rilievi, i sassi, oppure sono le foto che li rendono così belli. Ma in teoria sarebbero le foto. Eh sì. E qui guardate che immagine su. Sarebbe un mulino, no? Cos'è che si chiama? Il forno, ecco. Guardate i trattori che stanno arando. Veramente un ottimo. Graficamente merita. Ha molte belle animazioni e tutto. Questo è uno dei tanti punti. Adesso vi faccio vedere qua. Guardate, qua c'è l'entrata un po' dal bosco. Sì. Poi aspettate, mi sono dimenticato le uova. Adesso qua riesco, sì. Dai che riesco a entrare. Sì, esatto. Vedete qua c'è il punto delle uova. Venite qua, vendete le vostre uova. Solita cosa. Questo qua dovrebbe essere una cisterna per l'acqua. Vedete i tubi. I tubi del metano o del gas. Non sapevo che erano sospesi. Arriveranno si arrivano da sotto, dalla centralina. Ora andiamo. Poi un'altra cosa, i tombini. Adesso li ho fatti vedere poco, però sono rialzati. Questo qua cos'è? Una Lada. Anche le auto, i camion. Ci sono anche i furgoncini molto belli, stile dell'est. Adesso lì. Esatto. Non vorrei dimenticare nessuno. Nessun punto vendita, cose varie. Qui è un punto vendita cereali, stessa cosa. Il silos è figurativo, quindi non mi sembra che potete raccogliere, comprare frumento, cose varie. Invece qui dovrebbe essere un punto vendita della paglia. Adesso sulla mappa non dice nulla, però in teoria dovrebbe essere un punto vendita perché c'è un trigger. Poi arriviamo allo shop, che anche questo è veramente bello. Come ho già detto, i mezzi ve li lasciate, quando li comprate ve li spawna dentro, mentre gli attrezzi di fuori. Guardate anche qua dietro, c'è questo edificio, mi è piaciuto moltissimo, proprio innovativo e molto meglio che la mappa originale. Poi qua lasciate il mezzo, lo potete vendere. Qua vediamo un po' che non ho guardato. Ah, concessionario, ok.
qui non fate caso ai mezzi. Poi la scritta, se sapete cos'è, io non so bene il cos'è, forse russo, perché sono un mio amico, ma lo sa bene il russo, e ogni tanto scrive cose simili che non capisco mai niente. Comunque dovrebbe essere concessionario. Poi qua sulla sinistra avete un altro garage, e questo qui è il pollaio. Vedete, c'è il gallo. Qui mettono, ecco, vedete, il cippato come al posto della paglia, però fa nulla. Almeno i miei nonni li mettono la paglia. Poi qua, ecco, è un punto vendita dell'erba. L'avete già visto l'altra volta che avevamo provato il Tatra. Altra cosa carina, vedete qua i bordi della strada. Sono proprio tutti, non sono dritti, sono rovinati, ecco. E qui arriviamo in centro, nel paesino, ecco. Vedete tutti i condotti del gas o metano. Poi sopra ancora i cavi, la corrente. Ci sono anche le antenne sulle case, già una bella cosa. E poi c'è sì anche il... Sì, il punto vendita delle uova, però li trovate. La banca. Poi, adesso qua c'è un punto vendita. No, scusate, un benzinaio. Guardate, c'è anche la stradina per i pedoni. Venite qua. R vi rifornisce. Eccolo. Anche qua ci sarà scritto benzinaio. Sì, adesso saltiamo su per i sassi. Poi, già che ci sono, guardate anche questo edificio, proprio spettacolare. Adesso devo andare di qua perché ho saltato un punto. Mi pare che è il punto di vendita delle patate, verdure. Andiamo un po' a vedere. Eccolo, ma il Silman, il Tatra arriva a massimo 66 km/h, però in salita è sicuro che va. Eccoci qua, allora mi ho dimenticato, questo qui è un punto vendita, se non mi sbaglio, delle patate. Guardiamo un po'. Adesso non ci lascia entrare, no? Mi pare. Delle patate. Non c'è niente. Comunque è il punto vendita delle patate. Poi fate il giro. Ed uscite. Verdura in teoria. Aspettate, guardiamo bene qua. Allora, centro giardinaggio, magazzino verdure, sì, patate, barbabietole. Poi c'è il montacarichi del villaggio, che mi pare che abbiamo già visto. E i nomi devo ancora impararli, un po' dei luoghi, però vabbè, dai, ce la posso fare. Allora, la parte lì, sì, l'abbiamo vista. Adesso andiamo al biogas, che anche qui nel 13 l'avevano lasciato uguale con l'espansione, adesso mi sfugge il nome. Invece qua è stato modificato tutto, vedete? Guardate qua. Le trincee sono 5. Guardate, c'è anche un po' di pendenza. Poi qua c'è la pesa. E ecco, una cosa che mi è piaciuta molto, di gestori soliti, qua passa il condotto, non l'hanno fatto sottoterra, infatti c'è il ponticello. Le trincee mi pare che tengano sui 900.000, almeno quella in farm era così. Ecco, una cosa bella che la farm è vicino alle vacche ed è molto comodo secondo me. Così potete gestire meglio i mezzi, perché altrimenti avere una farm dove tenete soltanto le trebbie per i cereali, così per andare a fare orzo, e non mi piace molto. Qui invece avete un altro punto vendita del frumento, orzo, colza e mais. Vedete, c'è il treno, poi c'è la solita leva, l'avete visto, aspettate, eh? Ecco, vedete qua a sinistra c'è la leva e parte il treno. Così che vi... Ecco, una cosa che ho visto, ci sono molti punti vendita che utilizzano il treno, ecco. Allora, adesso andiamo qua in distributore.
Allora, io direi magari anche di andare subito. No, dai, andiamo alla legnaia. Quei punti lì. E il video mi sa che diventerà un po' lungo, sui 20 minuti. Però non posso farci niente perché vi spiego un po' bene. Altra cosa, vedete lì, ci sono dei blocchi in cemento messi apposta per non farvi passare, perché la mappa finisce. Tipo, se dalle nostre parti può essere visto come un blocco al gioco. Invece qui, conoscendo un po' l'est, le strade vengono, magari un paese non c'è più e vengono bloccate, quindi molto realistico. Adesso giriamo a destra con la freccia. Qui avete un altro punto vendita del legname. Eccolo qua. Aspettate, vi faccio vedere. Non ve lo segno però il legname, vi dà solo il cippato. Sì. Cippato avete anche qua ben 3 punti vendita. Centro di giardinaggio, compagnia di trasporto e riscaldamento. Allora fatemi vedere che riscaldamento, sì, centro di giardinaggio e compagnia di trasporto. No, come? Compagnia di trasporto c'è il cippato. Ah, quindi dove c'era il treno? Boh, qua dove c'era il treno prima si poteva vendere il cippato anche. Qua vedete c'è il treno, tutto il meccanismo che nella realtà per le alza legna, voi scaricate qua il legname, poi dopo una pala, una pacchera lo sposterà là, una pala gommata o qualsiasi cosa. Poi dopo entra in funzione questa gru, che vabbè, in teoria lo potete mettere anche qua il legname, che lui lo trasporta sul nastro. Poi taglia le tavole e lo scarica qua. Dopo un'altra, magari un muletto, ecco, con le tavole lo posiziona, le mette una sopra l'altra. Guardate qua le curve, proprio piene di segnaletica. Ed ora andiamo a montacarichi cereali, che c'è anche un'offerta. Guardate qua sopra, sarebbero le radici che si vedono nel terreno. Guardate anche il muschio sopra, dove c'è la roccia, è molto fatto bene. Allora, qua sulla destra è una solita pesa, mentre qua avete il punto vendita. Eccolo qua. Dei cereali. Poi. Adesso. Ah, qua c'è anche una rotonda con una pianta in mezzo, un po' strana, come cosa. Comunque, qua a destra è un altro punto per rifornire il mezzo di gasolio. E qua sulla sinistra, ecco, le pecore. L'edificio tutto chiuso sarebbe quello delle mucche. Sì, forse un po' più corto. Sì, un po' più corto l'edificio. Qui a sinistra avete la lana, la spona lì. E qui avete le pecore. Non si può entrare nell'edificio, peccato. Qui scaricate l'erba e loro vi producono la lana, appunto come al solito. Poi lì solito punto vendita dell'erba. E qua la ferrovia. Passa la ferrovia. Non ho notato se si abbassano le sbarre. No, però non c'è neanche. Mi pare che non c'è. No, non ci sono neanche le sbarre. Comunque dovrebbe lampeggiarvi. Volevo farvi vedere qua una cosa. Guardate qua che dettagli. È tutto piano, però non è male. Tutti i sassolini. All'inizio sembravano dei pezzettini di ghiaccio. Comunque sono i sassolini. Sì, non è facile farli, ci credo. Poi adesso cambiamo strada. Andiamo al riscaldamento. Guardate, ampi spazi con abeti. Quella zona non è una zona boschiva. La zona boschiva sono al centro. Questa qua è una zona così messa lì per abbellire un po', perché non si sapeva cosa mettere. Mi sa. Vabbè, ecco. Come vedete sotto, guardate che belle le coste sul fiume. Ed ora andiamo al riscaldamento qua a sinistra, dove si vende il cippato. E mi sembra anche legna. Allora, il cippato qua. Aspettate, guardiamo. Esatto, lì il cippato e qui la legna. Quindi anche qui avete un'ampia possibilità per la vendita della legna. Più
più che un'ampia possibilità avete molti punti vendita. Qua tipo sembra un centro vendita, sì, una zona dei commerciali più o meno. Qui un'altra rotonda. Allora andiamo prima a questo. Qua sulla sinistra, sì. Giriamo. Ecco qua, altro punto con i treni. Qua potete vendere patate, barbabietole. Scaricate qua poi il nastro, fa il solito lavoro e porta tutto nel treno. Adesso faccio una cosa che non si dovrebbe fare. Qui c'è un altro punto. Allora, questo punto qua era il deposito merce. Ora siamo al mulino. Qui potete vendere. Lì dietro fate partire la leva del treno. Qua cereali, tra cui orzo, colza, frumento e mais. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto, guardate qua. La galleria sembra proprio che continua, ecco. Perché quelle nel gioco nelle mappe di default erano tipo 2 metri e poi c'era subito la parte nera. Invece questa qua metti 20 metri, no, forse di più, e poi inizia a essere tutto scuro. Ora c'è qua un altro punto. No, è sotto. Quindi siamo a posto. Guardate qua gli edifici. Molto belli, realistici. Sembrano proprio disabitati. Come nella realtà. Ed ora qui abbiamo visto tutto. Mi pare che manca la zona. Sì, poi qua ci sono i campi. E come ho detto, non sono né tanto grandi né tanto. Sono medi, ecco. Come vedete sulla mappa, qua in mezzo, dove stiamo andando ora. Adesso però c'è il fiume, non possiamo attraversarlo. No, quindi dobbiamo tornare indietro, trovare la strada. Eccolo lì. Era già andato sto tatra. c'è proprio la zona forestale, sì. Con al centro la zona per il giardinaggio, dove potete comprare gli alberelli. Ve lo spiego già. Allora, centro giardinaggio, vedete c'è la borsetta e potete comprare gli alberelli per piantarli. E poi potete scaricare il cippato. Adesso giriamo su per il prato. Qua c'è ancora il cursplay, pensavo di averlo tolto. I campi non sono proprio tutti squadrati. Come vedete, ad esempio, questa zona qua sotto, tipo il 36, il 35 e il 33, sono tipo pentagoni. Ecco, sì. Allora, la zona boschiva, ecco, guardatela lì davanti a noi. Ecco, poi non vi ho detto, ma le texture dell'erba sono state modificate. È tipo, sì, anche qua più o meno. Da me c'è dell'erba così. Sì, intanto c'è dappertutto, con tipo margherite, cose simili. Ecco qua, voi arrivate, avete come si chiama? Il punto per riempire le seminatrici. Venite qua e scaricate dovrebbe essere il cippato. Sì, esatto. Guardate questo edificio com'è strano. Poi qua avete il punto per il fertilizzante. Ma guardate questo edificio. Mai visto una cosa simile. Spero che non ci siano uffici lì, perché sennò è tutto storto, non so come fanno le persone. E poi guardate le serre con gli abeti lattù, così gli abeti che stanno crescendo. Con R potete comprarli. Vediamo un po' dove li posiziona qua, ecco. Sul marciapiede, sì. Ora vi porto a vedere il bosco e poi la presentazione è a posto, è finita. Allora, sì, da italiano su di qua. Non è molto pianeggiante, come potete vedere. Intanto il Tatra con le sue sospensioni si fa valere. Guardate che mostro. Proprio stupendo.
questo mezzo qua è anche per i boschi, molto utile. Mi ha proprio colpito molto quella roba lì delle no, no. Vabbè. Vedete qua il muschio sulle rocce. Adesso si trova la stradina, ma sì, è questa qua. Come vedete è molto ampia la zona. Ci sono anche molte strade. La mappa è quasi tutta pianeggiante, a parte in queste zone qua. Come vedete, ecco. Adesso torno indietro. Qua ci starebbe andare a fare legname. Ecco, come avevo già proposto, per magari una serie su questa mappa con i mezzi di default della Gold Edition e poi con le mod che ho per donatori. Se vi interessa, scrivete pure nei commenti che penso che almeno una volta a settimana vi posso portare anche questa piccola serie. E poi non so, magari se mettere altre mod oppure utilizzare i mezzi originali. Però anche con i mezzi originali non è male, secondo me. E poi direi di chiudere con questa centrale idroelettrica, appunto con la diga, che però la lasciano aperta, non so il motivo. E guardate che com'è ben fatta. Sta mappa ci sono, no, beh, piccole cose no, ma sono tante. Sono state messe tante belle cose che l'abbelliscono molto. Ora chiudiamo qua. Aspettate, entriamo in strada. Ok. Questo punto qua, ovvero punto vendita dell'erba a sinistra. E qui il punto per la lana. Guardate. Tipo un... sì, una centrale. Una sartoria. No. È un punto simile sarebbe. Un edificio dove magari la smistano, la puliscono e poi la vendono. Bene ragazzi, spero che questa presentazione vi sia piaciuta. Ecco, fatemi sapere se vi interessa. Sicuramente la faccio. Volevo vedere se magari la seguite e così via. La serie su questa mappa. Naturalmente continuo quelle già in corso. Però questa qua la porto magari una volta ogni tanto. Così che vi presento un po' anche più nello specifico i mezzi. Bene. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video!